Nella piscina comunale di Bari, domenica 18 febbraio, si è svolta la quarta ed ultima giornata dei campionati regionali di nuoto Master Puglia 2018. La manifestazione natatoria si è tenuta nello Stadio del Nuoto, uno dei fiori all'occhiello dell'impiantistica sportiva barese, realizzato in occasione dei Giochi del Mediterraneo del 1997. Le ampie vetrate della facciata, la piscina olimpica esterna, le due interne coperte da 25 e 33 metri, gli spazi interni, le grandi tribune, i parcheggi esterni rendono la struttura una delle migliori di Puglia per qualità e funzionalità. La piscina più grande, nella quale si sono disputate le gare, è munita di 10 blocchi di partenza con alette per il trek start. La manifestazione sportiva, dopo il riscaldamento degli atleti ed una nuova presentazione dei giudici di gara, ha preso il via alle 9 con le gare dei 200 dorso. Il meeting ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti master, gli amatori over 25 del nuoto, per un evento particolare di metà stagione al quale più o meno tutte le società sportive puntano come uno degli obiettivi principali dell'anno. Questa massiccia presenza di atleti e pubblico ha permesso di registrare l'ottimo successo della manifestazione, in cui sono emersi spettacolo e divertimento, dovuti ad una gestione esemplare, che è riuscita a coinvolgere atleti provenienti da ogni parte della regione, ma anche da altre parti d'Italia. In concomitanza con manifestazioni natatorie di altre regioni, si è aperto il sipario anche in Puglia, dove il movimento Master coinvolge anche numerosi atleti over 75. Gran merito per la loro longevità e da attribuire al meraviglioso esercizio fisico e mentale che regala il nuoto. Anche per questo gli atleti master sono particolarmente legati ai campionati regionali che, anno dopo anno, sono costantemente cresciuti, soprattutto per il tipo di organizzazione e cura dell'evento. In Puglia il merito deve attribuirsi agli addetti FIN, capeggiati dall'instancabile delegato ed atleta master Lorenzo Monaco, che è stato coadiuvato da uno staff esemplare composto da speaker sportivo, assistenti alla chiamata, numerosi giudici di gara e componenti tecnici di giuria. Il traguardo che si sono posti gli organizzatori è stato quello di trasmettere allegria e passione a tutti i master che si sono iscritti al meeting, ma anche coinvolgere il pubblico. Veniamo ora alle gare. È stata una giornata di record regionali, complessivamente 20, 12 individuali, di cui 6 femminili e 3 maschili, ed 8 fra mistaffette e staffette 4x50 stile libero. Le gare hanno preso il via con i 200 dorso, dove sono scesi in vasca ben 56 atleti. È qui che è stato battuto il primo record regionale da parte della società Master Valenzano SSD con Alessandra Pitrolo M50. In questa gara, per lo Sport Club nel settore femminile, Annalisa Savini M30 e Valentina Abatantuono M40 si sono classificate entrambe al primo posto, conseguendo oltre 800 punti ciascuno e validissimi tempi. Nel settore maschile, Ronzo La Gioia, fra gli M25, è giunto al secondo posto. Alla prima gara ha fatto seguito quella dei 100 stile libero, dove in totale hanno gareggiato ben 284 master. È in questa gara che è caduto il secondo record regionale da parte di Antonio Neglia, della Aquatic SSD M60, seguito dal terzo, battuto da Maria Votrugno M60, del Cus Bari.
maschi dello Sport Club si sono imposti al primo posto per le proprie categorie, Lorenzo La Gioia e Terenzo Carrozzo, realizzando entrambi 800 punti. Benny Campobasso, fra gli M55, ha ottenuto la medaglia d'argento, giungendo secondo dopo Dario Lovascio del Puss Bari. Fra gli atleti più anziani, Marisa Giannoni ed Ennio Spaccavento, M75 dello Sport Club, hanno conseguito il titolo regionale. Per gli M80 è stato Amedeo Picca dello X-Sporting ad ottenere la medaglia d'oro. Alla seconda gara ha fatto seguito quella dei 200 rana con 64 partecipanti, dove Dionigi Plantanida, M25 dello Sport Club, ha vinto il titolo pugliese. È qui che Maria Pia Longobardi del CUS Bari ha ottenuto la migliore prestazione femminile dei campionati. In questa gara, fra le concorrenti femminili, sono stati battuti ben due record regionali. Il primo da parte di Annalisa Frate della Peyton Bari, il secondo nuovamente da Maria Vetrugno M60 del CUS Bari. Il meeting è proseguito con i 200 farfalla, dove hanno preso parte soltanto 25 concorrenti. Due di questi però, David Pensabene e Nicola Oliva, appartenenti rispettivamente alla Finco Sport e al CUS Bari, hanno battuto ulteriori record regionali. In questa gara lo Sport Club ha conquistato due titoli regionali con Maddalena Ciocca e Maria Consoli. Successivamente è stata la volta dei 100 dorso, dove gli atleti del CUS Bari e della Muovi Lecce, Daria De Sciscolo M25 e Francesca Pati M35, hanno battuto altri due record regionali. Deborah Ginefra, M30, ha conquistato il titolo regionale per lo Sport Club. Ed infine la gara più veloce, i 50 stile libero, che hanno visto ancora una volta la frantumazione degli ultimi tre record individuali. Due da parte dello Sport Club con Alessandra Spilotros, M50, e Marisa Giannoni, M75, ed uno da Ines Giovine, M70, della Brindisi Nuoto. Fra gli atleti più anziani hanno ottenuto il titolo pugliese Lorenzo Monaco, M70, ed Antonio Vecchio, M75, della Brindisi Nuoto, e Amedeo Picca, M80, della X-Sporting. Benny Campobasso, per la sua categoria, ha conseguito il secondo posto dopo Dario Lovascio del CUS Bari.
Terminate le gare individuali, sono iniziate le staffette 4x50 a stile libero, dove sono stati battuti altri 8 record regionali. Ed è evidenziare quello conseguito dallo X-Sporting Bari, prima volta in Puglia per la categoria maschile 280-319, con siciliani Liciulli, Boezio, Picca. Nelle mistaffette 4x50 a stile libero nella categoria 120-159 su 58 squadre, lo Sport Club ha guadagnato la medaglia d'argento e 884 punti con Savini, Tancredi, Gelato e Carrozzo, mentre in quella 200-239 ha conseguito il record ed il titolo regionale con Abatantuono, Cioce, Spilotros e Campobasso e 887 punti. Fra i più anziani, categoria 280-319, a soli 20 secondi dal Brindisi Nuoto, lo Sport Club con Giannoni, Consoli, Spaccavento, Boccianti ha ottenuto una nuova medaglia d'argento. Nelle staffette 4x50 stile libero, maschile e femminile, lo Sport Club per molte categorie e formazioni ha raggiunto il traguardo al secondo posto dopo il Fus Bari. La squadra di Cagnetta nella categoria femminile 160-199 ha vinto un ulteriore titolo regionale con Martina, Ginefra, Spilotros, Abatantuono, battendo anche il record pugliese. We'll be right back.
Terminate le gare con l'ultima staffetta, tutti gli atleti sono rimasti in trepida attesa per circa mezz'ora, mentre i giudici FIN provvedevano all'elaborazione di tutti i risultati conseguiti nelle quattro giornate di gara. Alla fine è stato letto il verdetto, è successa una cosa mai vista. Decretata dallo speaker, la squadra vincitrice dei campionati, si è vista un'onda anomala coinvolgere l'acqua ferma di una piscina. L'onda biancorossa del Cus Bari ha travolto la piscina dello stadio del nuoto. Numerosi nuotatori hanno raggiunto la Coppa dei vincitori a nuoto e l'hanno alzata al cielo, aggiudicandosi così per il secondo anno consecutivo il titolo regionale a squadra di nuoto master. La forza di questo movimento master non è solo numerica, è anche qualitativa considerando i risultati ottenuti, atteso che ha inanellato 10 record regionali e ottenuto 48 ori, 25 argenti e 33 bronzi. Ciò ha permesso al Cus Bari di conquistare il nuovo record regionale a squadre con il punteggio più alto di sempre, 170.000 punti, scavalcando il precedente detenuto dalla GP Modugno, che nel 2016 si fermò a 138.000. Ai biancorossi però saranno necessari diversi anni da vincitore per superare il numero di trofei che la squadra di Modugno, ora confluita nella Sport Club SSD di Bari, ha conseguito nell'ultimo decennio. Al secondo posto sul podio sono saliti gli atleti dell'Adriatica Nuoto, un consorzio di piscine sparse su tutto il territorio pugliese, che hanno realizzato 106.000 punti. Al terzo posto si è classificata la Muovi Lecce con 102.000 punti e al quarto la Sport Club di Bari, che ha realizzato 98.000 punti e vinto 80 medaglie. Seguito dagli arancioni dello X-Sporting di Bari. A queste società natatorie sono seguite altre 34 squadre con punteggi inferiori. Le migliori prestazioni assolute della manifestazione sono state quelle di Maria Pia Longobardi del Cus Bari nei 200 rana femminile con 938 punti e quella di Mauro Manno nei 1500 stile libero maschile con 970 punti. Alle quattro giornate di gara si sono iscritte 39 società natatorie e circa 2000 atleti, dei quali oltre 1200 hanno effettivamente partecipato alle gare. In conclusione, le considerazioni del delegato regionale FIN di Nuoto Master, Lorenzo Monaco. I campionati regionali del 2018 sono stati veramente splendidi, sia come quantità delle persone, noi abbiamo superato un numero di oltre 1200 atleti partecipanti, e sia come qualità, perché ci sono stati molti atleti che hanno battuto i record regionali e qualcuno anche si è avvicinato di molto ai primati italiani. Dal punto di vista organizzativo questo anno siamo stati fortunati, perché abbiamo avuto la possibilità di gareggiare nella magnifica piscina dello stadio del nuoto di Bari.